parlatemi un attimo se avete voglia della mostra. Trace è un progetto che è nato, diciamo, dall'idea della traccia, insieme al progetto. La traccia perché? La traccia è in questo caso intesa in qualsiasi, diciamo, interpretazione si voglia intendere. E poi perché tendenzialmente il progetto è nato lo scorso anno riferendosi alla performance nello specifico e quindi al fatto che un performer, un artista potesse lasciare una traccia di qualcosa che solitamente è evanescente, diciamo così. Quest'anno invece abbiamo spostato il progetto esclusivamente all'arte visiva e infatti è una mostra che si sviluppa in due serate dove c'è un accumulo di opere per andare a formare una mostra completa. E i vostri interventi quali sono stati? Avete chiamato degli artisti che conoscevate o avete... È stato pubblicato un bando per artisti che specificava proprio di rivolgersi, diciamo, al tema della traccia, per cui ci sono alcune opere che proprio tematizzano, come ad esempio questa di Chiara Smirne, l'idea della traccia, altre magari più, se vuoi, concettuali, più dove il tema della traccia è un metatema, diciamo, dell'opera, e quindi è stata un po' questa la scelta di dare uno spazio a più possibilità, a più interpretazioni del tema che si... Quindi anche la performance di prima si inseriva in questo contesto, diciamo. La performance di Fabio Volpi? Sì. Sì, l'idea è proprio quella del quadro, appunto, che lascia una traccia, un riverbero video, che purtroppo adesso non si può vedere. Una traccia sonora, esatto. E poi da domani l'opera di Fabio, che è il quadro, verrà riproposta tale quale con il video che si è visto questa sera. Okay. Grazie. Grazie a te.